Salve a tutti, sono Alessandro De Paulis, Product Specialist per la Tecnobody e oggi vado a introdurvi velocemente uno dei nuovi test che è stato introdotto grazie al nuovo Management System 2 della Tecnobody. Ci troviamo quindi sulla macchina chiamata ISOLIFT, che è una delle tre macchine che compongono la Functional Line della Tecnobody, quindi come già detto dotata di una base stabilometrica, quindi con quattro celle di carico e una telecamera 3D posta sopra il computer, che forniscono in tempo reale dei feedback importanti per capire la qualità del movimento durante una qualsiasi azione motoria. E in particolare, quindi entrando nel vivo del software, andiamo a vedere che nella sezione dei test troviamo la sezione dei salti, quindi dello squat jump. Selezionando il test di salto, quindi lo squat jump, vediamo che il software permette di fare 5 tipi di test diversi. Quindi possiamo fare uno squat jump classico, quindi una partenza statica dove viene misurata l'esplosività pura, piuttosto che il contromovimento jump, quindi un movimento dove viene valutata anche la forza e la reazione elastica della muscolatura, il contromovimento jump con l'uso delle braccia. E poi altri due test che sono in relazione anche alla resistenza, quindi all'efficacia e alla resistenza del soggetto, che è il contromovimento jump ripetuto e lo stiffness jump. Vedete che per ogni salto è possibile selezionare il numero delle prove di salto che si vogliono quindi effettuare, una prova o tre prove. E inoltre si può selezionare quindi selezionare se il salto viene fatto in bipodalico, quindi con l'uso l'utilizzo di tutti e due gli arti inferiori, o una comparazione arto destro con arto sinistro. Vediamo quindi nella pratica come si esegue uno squat jump e dopo come quali tipi di informazioni vengono analizzate dal software. Quindi abbiamo il nostro soggetto che è stato selezionato all'interno del software, all'interno quindi dei test. Vado a selezionare il test salto, quindi dello squat jump. Seleziono, come detto prima, il tipo di salto che voglio analizzare, in questo caso lo squat jump, con tre prove, appoggio bipodalico e do l'avvio. L'innovativo sistema, quindi della Tecnobody, grazie alla telecamera 3D, permette di rilevare gli angoli articolari alle ginocchia e del tronco per effettuare uno squat jump in maniera adeguata e soprattutto ripetibile nel tempo. Quindi quando il nostro adesso utente si posizionerà in posizione di squat ideale, i pallini a livello del ginocchio e a livello del tronco si illuminano e quindi il nostro soggetto è pronto per saltare. Quindi sono tre prove, si riposiziona. Bene. Una volta terminata la sequenza di salti effettuati, il software propone un report in tempo immediato, in real time. Che tipo di informazioni andiamo a vedere durante uno squat jump? Attraverso la sezione appunto del report, attraverso il report, riusciamo a capire l'altezza massima raggiunta dal nostro utente, la forza massima in termini di Newton, la potenza assoluta massima in termini di Watt e anche la potenza relativa, quindi espressa anche tenendo conto del peso corporeo dell'utente, il tempo di volo, la velocità massima, l'accelerazione massima e il lavoro totale che ha svolto. Alla fine di ogni salto è poi possibile rivedere anche il replay e andare quindi ad analizzare anche visivamente, oltre al report che ci offre dati oggettivi, visivamente qual è stato il comportamento del nostro utente durante il salto. Quindi possiamo vedere questo replay in differenti modalità anche di replay più o meno veloce. E poi un'altra caratteristica innovativa di questo sistema, della ISOLIFT, della Functional Line della Tecnobody, è la possibilità anche di andare a vedere, a selezionare diversi grafici per poter capire diversi appunto parametri. Come in questo caso è stato selezionato il grafico che ci mostra l'andamento del centro di pressione, quindi del movimento del baricentro del peso corporeo, sia durante la fase
di salto che durante la fase di atterraggio. Inoltre altri tipi di grafici ci permettono di andare ad analizzare ad esempio l'andamento dell'altezza con la potenza, oppure grazie al tasto superiore possiamo scegliere di vedere tutta una serie di informazioni che riguardano tutti i gradi articolari di anche, ginocchia e tronco, nonché avere altre informazioni riguardanti la forza, la potenza e la velocità.